Buongiorno, siamo in compagnia del professor Alessandro Livi. Professore, buongiorno, grazie buongiorno. Di essere con noi. Un piacere. Per noi anche. E siamo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, il professore è direttore dell'unità di neurochirurgia e parliamo proprio delle nuove tecniche, delle nuove opportunità per i pazienti. Molto cambiata la neurochirurgia negli anni. Sicuramente la neurochirurgia ha avuto negli anni e delle decadi, direi, di evoluzione e di miglioramento per quanto riguarda le tecniche sia diagnostiche che operative. Ecco, vediamo, scendiamo un po' più nei dettagli. Che tipo di percorso, anche molto personalizzato per un paziente, da tutto quello che è la parte iniziale di approccio e di preparazione all'intervento e poi proprio le tecniche invece chirurgiche? Sono contento che abbia dato enfasi così tanta anche alla preparazione, perché è fondamentale soprattutto per i casi più complessi. Ovviamente noi parliamo di diversi tipi di patologie, in particolare le patologie neoplastiche, le patologie tumorali, che richiedono degli studi molto dettagliati proprio per garantire sia l'accuratezza della diagnosi sia la salvaguardia e la bontà del percorso diciamo di trattamento chirurgico. Ed è fondamentale quindi la fase di preparazione, che in certi casi richiede immagini sofisticate proprio per avere un'idea molto dettagliata di quelle che sono le localizzazioni anatomiche della lesione, del tumore, ma soprattutto il rapporto tra queste localizzazioni anatomiche e le aree molto importanti del cervello, che sono sia aree funzionali, cioè parti del cervello che sono responsabili della funzione, sia strutture come nervi e strutture vascolari, che devono essere salvaguardate ugualmente durante l'atto chirurgico. Un'immagine molto dettagliata aiuta a capire di più sulla natura della lesione neoplastica, ma aiuta molto il neurochirurgo a completare l'atto chirurgico nel modo più accurato e in protezione della funzione del paziente. Ecco, vediamo proprio che tipo di accertamenti, che tipo di indagini tecnologiche anche per preparare appunto l'intervento al meglio. Beh, indubbiamente il progresso che è stato fatto nel quello che ha detto lei, l'imaging, nelle immagini che si ottengono per operatoriamente, servono sia appunto per l'accuratezza della localizzazione anatomica, ma grazie alle nuove scoperte e nuove introduzione di immagini molto sofisticate, si riesce anche a determinare le aree funzionali del cervello. Una volta si faceva l'intervento basandoci solamente sull'aspetto anatomico, dov'è la lesione rispetto a quello che si poteva supporre erano le aree funzionali. Oggigiorno si può avere una verifica di queste aree funzionali, sia a livello della superficie del cervello, le cosiddette aree corticali, che sono così importanti, linguaggio, motilità, sensibilità, sia le aree profonde, cioè i cosiddetti fascicoli, cioè che sono le strutture profonde del cervello che conducono gli impulsi tra le varie aree di per sé e gli impulsi che poi vanno in periferia, diciamo, verso il corpo umano. Queste combinazione dello studio sia delle aree corticali che delle aree profonde ci consente proprio anche l'aspetto di chiarire molto bene gli aspetti funzionali e quindi di salvaguardare con il nostro atto chirurgico determinate aree e di dare anche al paziente un'idea di quali possono essere i rischi di certi interventi. Quindi quello è stato un progresso sostanziale nelle immagini e nell'accuratezza delle immagini funzionali. Anche l'importanza nel momento in cui si arrivi all'atto chirurgico di una preparazione, di un planning, quindi di sapere esattamente che tipo di percorso si andrà a fare. Quindi la fase precedente forse mai come in neurochirurgia è importante. Importantissima per discutere con il paziente i rischi e i benefici ovviamente dell'intervento, ma soprattutto vis-à-vis la struttura funzionale e cerebrale che poi ovviamente può essere verificata durante l'intervento grazie ad altri progressi che sono stati fatti nel cosiddetto monitoraggio fisiologico, cioè noi durante l'intervento possiamo monitorare determinate funzioni
anche in maniera diciamo diretta con registrazioni elettriche e in alcuni casi selezionati anche con un feedback da parte del paziente, tenendolo in uno stato di veglia, quella che comunemente si chiama la awake procedure, la procedura con paziente sveglio, che può far, diciamo, paura solo a sentirla, ma in realtà fatta con tecniche di anestesia che consente letteralmente un colloquio col paziente durante l'intervento per avere un'idea durante l'intervento delle funzioni più elevate, diciamo, cerebrali, come la parola, come determinate funzioni cognitive. Quindi questo ci consente ancora di più di monitorare, quindi di avere un'idea della funzione durante l'atto chirurgico. Professore, anche la localizzazione del tumore immagino che vi dia un'impostazione precisa. Fondamentale anche quella, come dico, sia in relazione alle aree funzionali di cui ho parlato, ma anche per esempio in tutta la patologia della cosiddetta base cranica, che è ricchissima di vasi sanguigni, di nervi importanti, nervi periferici che già si stanno avvicinando agli organi, diciamo, periferici. Questo è importantissimo perché la relazione con queste strutture consente con estrema precisione diciamo la pianificazione, quindi in ultima analisi il più possibile la salvaguardia di queste strutture. Quindi la localizzazione è fondamentale. Vediamo anche proprio le tecniche oggi a disposizione, certo. Perché come tutta la chirurgia, l'evoluzione anche verso tecniche meno invasive, immagino che anche in neurochirurgia abbia un ruolo importante. Importantissimo, difatti sia il progresso delle tecniche microchirurgiche in genere consente di offrire al paziente interventi che sono meno, diciamo, invasivi di quelli di un tempo, sia attraverso la cosiddetta neuronavigazione, per cui arriviamo alle lesioni del paziente in modo mirato, perché abbiamo, se vuole, una forma di GPS, di navigazione interna, che ci consente di andare nelle zone, solamente nelle zone interessate, senza fare delle esposizioni più allargate come si faceva una volta, ma poi il progresso delle tecniche visive, in particolare dell'endoscopia, cioè dell'introduzione di piccole telecamere e con visualizzazioni che hanno un dettaglio straordinario, questo grazie proprio al progresso anche delle immagini televisive, diciamo, ci consente veramente di avere degli approcci che sono limitati. Per esempio, tutta la patologia della base cranico, degli adenomi ipofisari, che sono i tumori dell'ipofisi, e tutte le altre patologie che coinvolgono la base cranico, si possono fare attraverso approcci, attraverso il naso, per esempio, attraverso pertugi molto limitati, che poi consentono una visualizzazione straordinaria, quindi il completamento degli interventi senza la distruzione di strutture che non devono essere toccate. Quindi da quel punto di vista la tecnologia endoscopica e di assistenza televisiva con le videocamere sono stati dei progressi straordinari che ci consentono di completare cose che solo qualche anno fa non era possibile completare. Vediamo anche la fase post-chirurgica, quindi anche il recupero, la riabilitazione, certo. Quello che è ovviamente un percorso di rinascita. Non c'è dubbio che quello per la neurochirurgia è così importante, proprio parlando di funzioni neurologiche che possono essere compromesse sia prima dell'intervento, sia in situazioni particolari, anche dopo l'intervento, e spesso temporaneamente. La fase riabilitativa è fondamentale, quindi sia una attenzione molto rigorosa nelle fasi post-operatorie iniziali, che sono le più critiche, diciamo, quindi un'attenta cura nei reparti di cure intensive dedicati alle
alle attività neurochirurgiche e sia poi quella a lungo termine di riabilitazione, quindi anche quella è una fase fondamentale. La nostra collaborazione con i centri di riabilitazione è tanto importante quanto, come ha sottolineato lei, lo studio preoperatorio dei nostri pazienti. Questo è fondamentale proprio perché è un continuum, è un ciclo completo, che, un percorso completo che va dal momento della diagnosi del tumore cerebrale o della lesione cerebrale fino al completamento della fase riabilitativa, con tutto, cioè sfruttando tutto il potenziale che il paziente può avere per un recupero. Molto importante. Sappiamo che in oncologia i nuovi farmaci hanno un ruolo importante anche per i tumori cerebrali, un percorso quindi integrato chirurgia e chemioterapia, farmaci biologici e quant'altro. C'è questa speranza, questo mondo che si apre? Non c'è dubbio che siamo in un momento che io lo considero estremamente eccitante per questi aspetti, perché ci sono nuove strategie che coinvolgono diversi tipi di approcci, anche di tipo di trattamento adiuvante, cioè dopo la chirurgia, dopo la diagnosi, che consente appunto l'utilizzo di nuove scoperte farmacologiche e di strategia farmacologica che danno la speranza di poter prolungare la sopravvivenza nei pazienti con malattie molto aggressive o di stabilizzare, diciamo, la situazione di queste neoplasie per un periodo prolungato. Quindi questo è un momento molto importante, anche perché in questi tempi si sta sviluppando sempre di più l'approccio multicentrico, diciamo, quello dei trial clinici, che sono fondamentali per verificare tutto quello che ci proviene dalle scoperte nel laboratorio. Quindi la cosiddetta ricerca traslazionale, che è quella che va dal laboratorio al letto del paziente e vede soprattutto nel campo dei tumori, è un momento molto molto eccitante e far parte, come lo siamo qua al Policlinico Gemelli e alla Fondazione Gemelli, di gruppi multicentrici per verificare questo nuovo tipo di trattamento, ovviamente è una cosa estremamente importante, perché solo così possiamo offrire ai pazienti speranze nuove per trattamenti, diciamo, all'avanguardia. Professore, dopo tantissimi anni negli Stati Uniti, la sua straordinaria carriera e il rientro in Italia, una scelta apparentemente controcorrente, è contento? Devo dire la verità che questa è una domanda che mi viene fatta, viene posta molto sia da questa parte dell'oceano che dall'altra parte dell'oceano. Cioè, di là immagino che la speranza sia che la risposta sia no, voglio tornare. No, però in realtà non c'è dubbio che per me è stata una sfida che ho valutato molto attentamente, grazie anche al supporto che mi è stato sicuramente dato per un rientro, e per me la cosa più importante è un rientro per poter fare qualcosa. Gli obiettivi che mi sono posto sono quelli, sì, di, come ho già accennato, portare questa istituzione, diciamo, dal punto di vista di internazionalità ad alti livelli, con collaborazioni e trial clinici multicentrici, ma è anche e soprattutto quello che è un po' un pallino che ho da sempre, quello della formazione, della professionalità dei giovani e di dare spazio proprio a quello che è la linfa del futuro della nostra specialità, della nostra, oserei dire, della medicina, cioè quello della formazione di professionisti che poi possono continuare quello che noi ovviamente non possiamo continuare all'eterno.
Intanto però continuare sicuramente su questa strada credo che sia straordinaria, soprattutto la ringraziamo per aver anche dato una speranza a una categoria di pazienti fragili, sicuramente spaventati, soprattutto perché fino a qualche anno fa chiaramente la prognosi per un tumore cerebrale sappiamo quanto non fosse particolarmente favorevole, invece oggi ci sono effettivamente delle opportunità importanti, quindi anche molto importante però andare in un centro di riferimento dove ci sia l'opportunità di expertise di ogni genere, che la presa in carico del paziente sia veramente a 360 gradi, forse dico il paziente e anche la sua famiglia, perché sono sicuramente... Non c'è dubbio, questo deve essere un approccio completo verso il trattamento del paziente, però è anche un appello che come sempre i progressi si fanno se si fanno gli investimenti appropriati, e per me è una cosa fondamentale proprio sensibilizzare le popolazioni che c'è bisogno di fare tanto, e per fare tanto c'è bisogno anche del supporto di ovviamente in donazioni e investimenti nei confronti della ricerca. Quella è una cosa che spesso viene tralasciata, perché ovviamente giustamente si parla del caso immediato, però è solo attraverso una visione proiettata al futuro con investimenti nella ricerca sostanziali che si possono fare le grosse differenze. Alcune di queste che possiamo già toccare con mano, però se non si continua questa strada si rimane a metà. Invece è un momento così eccitante, proprio così importante per gli sviluppi nuovi, che sarebbe proprio un grosso setback, un grosso rallentamento in questo momento così eccitante, senza il supporto di cui abbiamo bisogno. Professore, la ringraziamo davvero moltissimo per il suo contributo. Grazie. È stato un piacere. Grazie a lei. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.